Vabbè, io l'ho visto bene questa settimana, si è applicato tanto, lui c'ha anche motivazione giusta, visto che c'è nato figlio, e quindi spero che ci vorrà dedicare una prestazione positiva, perché le qualità ce l'ha. Affrontate il Cittadella, una squadra che gioca molto la palla, però è anche molto attenta a sfruttare gli spazi. Come avete preparato la partita, visto che comunque venite da due incontri positivi e senza aver subito gol? No, intanto è una squadra che gioca poco, ma gioca di rimessa molto, molto bene, e quindi è un avversario pericoloso, specialmente per come vorremmo giocare noi. Bisogna stare attenti, concentrati e non lasciarli molta iniziativa. Un'altra? Ha detto in un'intervista precedente che Ganz è il suo giocatore ideale per quanto riguarda il suo gioco, che non ancora comunque le soddisfa o ci arriva completamente con tutta la squadra. Può essere arrivato il momento? Visto che Pettinari, credo, da tre partite ormai non segni. Ci provo anch'io, mister. La formazione sempre dopo esce. Ci potrebbero essere però possibilità. Ma tutti i convocati hanno possibilità di entrare. Non mi fate cose particolari. Mister, io torno invece a Benalì, e come cambia il tridente eventualmente con il suo impiego al posto del sicuro assente Capone? Ma non sono giocatori uguali, nel senso che Benalì anche fisicamente è più rapido, più veloce. Poi il problema è di inserirsi nel contesto della squadra, e mentre Benalì c'ha la fantasia in avanti, in difesa per ora si sta applicando bene, quindi penso che in difesa ci aiuta di più, in avanti dovrebbe essere più concreto. Se invece torno sul Cittadella, quindi dobbiamo aspettarci un Pescara equilibrato come quello delle ultime partite, oppure un po' più spregiudicato? Vabbè, ma equilibrato che vuol dire? Io col baricentro un po' più basso rispetto a quello che vorrebbe lei. No, io spero di no, io spero che riusciamo a attaccare in fase difensiva la palla e i giocatori vicino alla palla, e quindi se la palla è nella nostra metà campo siamo chiusi. La palla è nel campo avversario, dobbiamo salire su. Diciamo che... Ma di nuovo, contro queste squadre, se ci allunghiamo finisce male per noi. Quindi noi dobbiamo cercare di stare stretti, e poi dipende se riusciamo a proporre il nostro, siamo su. Se non ci riusciamo dobbiamo subire giù. Anche se negli ultimi tempi Pigliacelli è stato poco impegnato, dipende dalla crescita nostra. Io dico che questa squadra ha tante possibilità di migliorare, bisogna cercarlo e di farlo. Però ad esempio a Carpi, mister, ho visto i due centrali, Code e Bob, non so, un calcio d'angolo a nostro favore, restare 20 metri, 15 metri dentro all'interno della metà campo del Pescara. Lei sicuramente avrà affrontato questo discorso con Bovo e Coda, cioè come hanno motivato questo atteggiamento? No, il discorso di Bovo, che io speravo che riusciamo a sfruttare calcio d'angolo il suo tiro da fuori, quindi lui stava fuori. Poi che non ci abbiamo giocato, abbiamo provato forse una volta,
bisogna cercare delle soluzioni, e questa era una di quelle. Mister, io invece, tornando a parlare di Ganz, volevo sapere, nelle ultime due partite lo ha impiegato, insomma, nel finale con un minutaggio crescente, se in questi spezzoni che lui ha giocato lei ha cominciato a vedere quello che chiede la punta centrale, che magari Ganz all'inizio faticava a fare, insomma, come valuta la crescita del giocatore? No, lui in questi due spezzoni per me ha fatto bene. La prima perché è riuscita a giocare con una squadra, la seconda perché si proponeva, anche se noi, visto che mantenevamo il risultato, non siamo partiti molto spesso. Insomma, domani ci sono buone chance per vedere Ganz, anche l'altro microfono. Domani microfono, scusami. Ci sono molte chance per vedere Ganz per molte minuto. Molte chance, ma... ci sono. La formazione sempre domani. Ci sono. E domani, ci insomma, sono la sapremo domani. Per far giocare tutti. Senta, mister, forse, però. Cioè, forse solo Perotta non sarà utilizzabile, anche Perotta, se è convocato. Non sarà utilizzabile, anche se è convocato. Ah, è convocato. Però, insomma, andando a vedere un po' le ultime partite, no? Cioè, due gare, zero gol incassati, quattro punti. Cioè, se vogliamo, la chiave è tutta lì, perché le squadre di spessore si costruiscono dalle fondamenta. Quindi lei dovrebbe essere per questo molto soddisfatto. Vabbè, ma anche le prime, che 5-1 e 3 pare, no, 4-2, erano più giocate, penso che ci siamo proposti di più. E ci dobbiamo tornare se riusciamo a trovare equilibri tra due fasi.